Vediamo un po'. Simo, chiudi le porte. Ah, metti Tutte e chiuso. due. Perché qua la gente mi disturba. Hai avviato un video a diretta. Sì, allora entra. Allora, ciao a tutti, guardate un po' dove sono e con chi sono. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Allora, intanto sono venuta a trovare, te l'ho promesso, e adesso si inizia a cucinare una ricetta tipica maremmana. Allora, intanto poi lasciamo il telefono a Priscilla che farà tutta la parte regia. Mi sembra il minimo, Esatto. perché anche io posso andare bene con i coltelli, ma con la regia proprio Esatto, no, non ci zero. siamo. Poi intanto volevo ricordarvi che il Ciaci ha fatto un anno di attività da pochissimo. È vero, Quindi magari una settimana, una settimana, ma penso che hanno seguito. qualcuno se ne sia accorto di questa cosa. Esatto, intanto guarda che bella la maglietta. Presto, presto saranno disponibili per tutti alla vendita. Dovete fare il Certo, merchandising della ciccia del ci stiamo Ciaci. organizzando, ma con calma, Quindi perché comunque mettetevi in lista d'attesa. In tutto ciò adesso noi diamo la regia a Priscilla, così che potrete seguire la ricetta peposo, del peposo. ricetta vecchissima toscana, maremma. Esatto. Allora, in tutto ciò devo anche, aspettate perché mi ero dimenticata una piccola cosa. Invitiamo il profilo della ciccia del Ciaci, così abbiamo la doppia diretta. Allora. No, sai che non funziona, dobbiamo tagliare. No. Sì, io non so come si fa. Allora, lasciamo la diretta a Priscilla. Allora, siamo Bene. perfetto, e ora si parte. Allora, la ricetta non è complicatissima, infatti facciamo questa apposta perché così perlomeno tutti la possono fare Esatto, quindi seguite bene i passaggi. anche a casa. Allora, muscolo di manzo, di maiale, si taglia a liste, questo lo faccio tagliare anche a te. Ah, Riesci a meraviglioso, credere? vedevo Sì. Allora, l'ora. con questo coltellino piccolo qui, anche Jessica si mette al lavoro e fai dei cubettini piccolini così, Ok, eh? va bene. Attenta No, alle non ti preoccupare. manine, eh? Vai, che io continuo a prepararlo. Nel frattempo, no? Chiedeteci qualcosa se volete sapere, se c'è qualche curiosità sulla ricetta, Magari sulla nel storia, futuro. anche sulla storia della vita del Ciaci, che è interessantissima. E poi nel futuro, magari se sono interessati, vediamo anche di dargli qualche altra ricettina. Esatto. Con calma e con tempo, naturalmente, da settembre in poi, perché ora Esatto. siamo parecchio, parecchio Impegnati. impegnati. Comunque, io ieri sono stata in questa località che si chiama Casale. Che so? Spettacolare. Ho scoperto che tu avevi la macelleria lì. Sì, Quindi. avevamo la macelleria lì quando nel periodo in cui lavoravo per un amico, personaggio amico, e facevamo le stesse cose che facciamo da lì, anche perché la mia famiglia viene praticamente dal ceppo dei macellai, viene da parte di mamma, viene da Casale. Che è un posto Questo storico, lì carinissimo, è un piccolo borgo molto aiuto molto anch'io, eh? carino, sì. Lì è tutto il ceppo, come si dice in Toscana, il ceppo dei macellai. Allora, andando avanti con la ricetta, questa ricetta risale a Lorenzo de' Medici quando a Firenze i suoi fornacini, che sarebbero quello che facevano i mattoni le chiese, le loro cattedrali, mettevano a cuocere nella fornace, difatti si chiamano fornacini. E questo peposo, che la tradizione lo riporta nella zona dell'Impruneta, dove viene fatto il cotto per i pavimenti, per
infatti viene chiamato il pecoso dell'impunità. Ma questo è un secondo piatto, si può mangiare anche con la pasta, con una No, bistecca. questo è un secondo piatto. Allora, noi qui l'abbiamo un pochino adattato anche allo street food e lo facciamo con il panino che è veramente una cosa È tanta particolare, roba. è tanta roba, sì. Ci sono ricette? Sì, ricette, ci sono domande. Comunque volevo informarvi che anche con queste bellissime, lunghissime unghie si può cucinare. Certo. Che non mi preoccupate, non Comunque, si rompe niente. sono veramente meravigliato da come hai confidenza col coltello. Non è che sei anche pericolosa, no? No, no, non faccio male a nessuno, però era proprio di angioletto. Chiedono le dosi della ricetta. Allora, le dosi della ricetta le stiamo facendo Adattando un po'. su 2 kg di manzo. Su 2 kg di manzo mettiamo 3 spicchi d'aglio. No, noi non lo mettiamo, cioè io non mangio. No, quello per Jessica è senza aglio. Esatto, Quello per specifichiamolo. Jessica ci specifichiamo che è senza aglio. Comunque, la ricetta originale porta su 2 kg di manzo, 3 spicchi d'aglio, 50 grammi di pepe nero in chicchi, sale, pepe, olio all'incirca Quanto basta? un mezzo bicchiere d'olio, e una volta che tutto viene messo a freddo nella pentola si copre con il vino bianco, con il vino rosso, possibilmente se si trova il Chianti, se no un vino abbastanza di corpo. Ora, dal momento che abbiamo fatto tutta la parte dei cubettini, Jessica prende Yes. la pentolina. Perfetto. Eccola qua. Tegame non troppo alto, neanche troppo grande per No, me. per 2 kg, questo è il tegame giusto per quello che riguarda questo quantitativo. Allora, olio, che all'incirca è un mezzo bicchiere, in questa Comunque deve coprire maniera, tutto il fondo. tutto il fondo, sì, tutto il fondo del tegame. Ora Ci mette si butta la... dentro il pecoso, Esatto. allora, E voilà. è perfetto. A questo punto ci mettiamo Simona, ora ho bisogno dell'assistente. Il Eccola qui. pepe nero in grani e 2 spicchi d'aglio, che tanto la Jessica sta già prendendo senza l'aglio, così vedano Come tanto si sa. come tanto si fa. Poi ce lo vediamo. Ce lo vediamo, ce lo lasciamo. No, io non, proprio non ho, neanche lo voglio vedere in fotografia. Bene. Vai, Hanno altre innanzitutto. domande interessanti? Niente domande interessanti. Chiedete, eh? Secondo me è ancora presto Sì. forse non riescono. Allora, io ho una mano che fa da bilancia. Quando voglio 50 grammi, all'incirca Però sono sono questi. tipo 5 delle mie mani. Sono. Facciamo la Cioè proporzione, io non posso. così capiscano Cioè, bene. guardate, scusate la differenza. Della Quindi. mano del macellaio. Esatto, è la mia che è un po' più piccolina. Allora, Frullatura della carne. la frullatura della carne, questa qui ha una trentina di giorni, non importa che sia tanto frullata, per il semplice fatto che poi ora riassumiamo più bene la ricetta, questa è una cottura lunga, è una Bene. cottura che dura minimo sono 3 o 4 ore, anche perché noi rispettando la tradizione delle nostre ricette qui di zona, come facevano le nostre nonne, sicuramente sono tutte ricette che vanno minimo un'ora, due, fino a 4 ore per il Ma ragù. certo, più o meno a Roma è uguale con tutti insomma, Certo, ma sono delle ricette con la sicuramente, coda e tutte quelle robe lì che hanno perfetto, tante tante sicuramente sono ore. ricette che richiedono un pochino di tempo, più di tempo, magari
la donna impegnata la può fare la domenica, se ne ha voglia la mette sul fornello, esatto. La mette lì e poi se ne va a fare i suoi affari e dopo 4 ore ritorna. Tanto questo non ha bisogno, dal momento che la mettiamo non ha non più bisogno, via, non va più toccato, niente. Quindi 50 grammi di pepe, poi mettiamo Simona, manca il sale. Ora mettiamo anche il sale. Porti una bottiglia per favore di vino rosso nostro, che chi ci si mette? Un sangiovese di Maremma. Chiedono se il Cannonau va bene. Il Cannonau è un pochino troppo forte, lascia forse un po' troppo, troppi tannini finali nella quando ritira la cottura. Allora, un sangiovese, un ciliegiolo, io l'ho trasformata, tra virgolette, un attimino trasformata per modo di dire, avevamo messo dentro un ciliegiolo di sangiovese e Maremma. Così abbiamo tutto maremmano. Carne maremmana, vino maremmano, e si va avanti con... sì, i prodotti. Grazie, Simona. Bene. Quindi, allora la nostra regista... piscina si fa vedere fino a che punto si copre con il vino. Jessica, vai. A te l'onore. Vai. Ci si vede, no? Vai ancora. Allora, praticamente deve essere coperto sì, dal vino. Quindi vabbè, più o meno si mette tutta la bottiglia. Tutta la bottiglia, ma ce ne vorrà ancora, perché deve essere... totalmente coperto. Vediamo una sistematina. Sì. In maniera da vedere esattamente quanto ne manca. Il quantitativo. Sì, perlomeno. Vai. Allora, a questo punto sale, vai di cucchiaini? No, secondo me capiscono meglio in casa. Ah, giusto. Un cucchiaio da minestra, dose giusta per il sale. Naturalmente durante la cottura si assaggia un attimino se c'è chi lo mangia più saporito. Sì. Nemmeno a me, non mi piace nemmeno a me. Ecco, male. Anche perché poi in Toscana hai sentito, no? Sì, qualcosa sì. Hai assaggiato. Ho assaggiato in questi giorni. Dicono che non si sente, eh? Dicono che non si sente perché al momento. Sotto. Ora? Ci sentite? Dateci un... dateci un cento. Se si sente. Ma secondo me dipende da chi entra, non dipende da noi. Facciamo la voce. Ok. Cioè abbiamo il megafono. Allora, siamo pronti? Non ce lo mettiamo, però anche facciamo vedere che per questi 2 chili di carne, questa preparazione, sì, per 2 chili di carne, noi mettiamo dentro. Uno, non lo sto a bruciare perché tanto due non li usiamo. E tre. Bene. A questo punto si prende la nostra tegame, come si dice in Toscana, perché noi si usa solo tegami, si porta sul fuoco
Cosa si è messo prima del sale che dicono che non si è sentito? Il pepe in chicchi, 50 grammi di pepe in chicchi su 2 kg di muscolo di manzo. Allora, il muscolo di manzo, secondo me, visto che è un qualche giorno che faccio questo mestiere, che quest'anno sono 51 anni, il muscolo è la parte più adatta per fare il peposo. E lì finisce, non ci sono le sede. No, non ci sono trasformazioni. È così. A questo punto si porta sul fuoco. Io acceso. No, perché non mi sono permessa. Beh, non ho trovato. Se ne mettere. È di là. È di là. Comunque, a chi può far piacere, richiede, si può fare anche delle ricette che poi ce le giriamo e le rifacciamo insieme con Jessica. Esatto. Per fare il ragù di cinghiale, per fare il ragù di maremmana. Naturalmente lavoriamo solo ed esclusivamente a totale assenza di pomodoro. Esatto. Perché le nostre ricette sono precolombiane, prima dell'arrivo del pomodoro in questa zona. Qui da noi è arrivato da tutti. È stata una roccaforte proprio Jessica del pomodoro che ha tenuto fine da ultimo. Vabbè, ma comunque insomma. Che ha tenuto fine da ultimo. Se non mi capite, ditemelo, che io comincio a urlare, ma ho paura di spaventare Jessica, no, perché la differenza di mole è notevole. Chiedono quanto porti di scarpe. Io? Quasi 47. Sono in tenuta leggera, vado io a prendere l'ascendino del. Allora ragazzi, intanto vabbè, la ricetta l'avete vista, poi sarà sul fuoco per 4 ore, e dopo vi faremo anche un assaggio e vi faremo sapere quanto è buono, perché questa è l'unica cosa che mi manca da assaggiare. Eh sì, perché hai assaggiato quasi tutto, Jessica. Dai formaggi, salumi. E stamani mattina li abbiamo fatti in diretta a lei e alla sua favolosa amica che oggi ci fa da assistente. La Pri, e non andiamo avanti perché non vogliamo tante. La porchetta uscita in diretta stamani mattina, e per due romane fargli assaggiare la porchetta, avevo fatto subito il confronto con quella da Riccia e ce la siamo cavata, diciamo la verità. Ma sì, sì, ce la siamo cavata o no? Buona, saporita, perfetto. Morbida dentro e croccante fuori come deve essere. Allora, vieni, allora, avvicinati. Indovino dal fuoco. Accendiamo. Comunque il 47 di scarpe è perché sono 1,93 m per 100 quasi 20 kg. Quindi se mi mantengo il 38 sarei cascato in terra, cioè, camminavo proprio. Vabbè, che anche questi giorni devo dire le scaline che li vedi sempre. No, ne abbiamo preso uno pieno, che, ma quello è un problema d'età, di vista probabilmente. Allora, importante è mettere tutto a freddo, come si è fatto. Allora, per un fornello di casa, così diamo anche l'etica, perché li devono cucinare in casa, è media, tra né alto e né basso. Una chiama media. Mentre per una cucina professionale come questa, mettiamo totalmente basso. E totalmente basso vuol dire portarlo così. Perfetto. A questo punto. Allora, a questo punto, io credo che sia la ricetta anche per chi ha degli impegni di lavoro, a questo punto questa cottura qui va avanti per altre 4 ore, fino a che il vino non si è ritirato tutto, perché il vino rosso? Il vino rosso, che ha una tannicità abbastanza particolare, quando è tutto ritirato lascia quella cremosità, certo, insieme alla carne, che dà un qualcosa di, come si può dire, celestiale. Va coperto ormai? No, non va coperto per il semplice motivo che deve evaporare piano piano. Infatti lo mettiamo quasi perché deve evaporare piano piano. E poi cosa ci consigli? Diciamo, questo viene accompagnato anche da contorno. Questo qui, per esempio, qui noi, siccome questo macellaio va d'accordo con i vegetariani, noi accompagniamo con tutta una serie di verdure che facciamo noi personalmente di stagione,
che sono ricette varie in mano, per esempio facciamo le carote, tutte a chilometro zero, tutte a chilometro zero, melanzane, carote che vengono scottate in acqua e vino, battuto di aglio e pezzemolo, vengono messe sott'olio e ci accompagniamo tutti questi piatti, naturalmente l'insalata dell'orto della nonna Dora, certo, della nonna Dora e i pomodori dell'orto. Ah, qua dicono di provare anche con il nero d'avola. Cosa dici? Sì, basta che, ecco, che sia un vino che ha perlomeno 12,5 di gradi. Potrebbe essere, sì. Deve avere, ecco, un minimo di corpo. Un minimo di corpo si intende un vino 12,5. Invece per quanto riguarda l'annata non c'è problema. No, l'annata, cioè, ora, che venga fuori una cosa buona, siamo perfettamente d'accordo. Però un vino medio... meglio buono, però non da metterci un vino importante, certo, che abbia le baricche, cose. Un vino della casa, della tavola, buono, però che abbia intorno ai 12 gradi è perfetto per fare questa ricetta. Perfetto. Quindi questa, diciamo, è la prima ricetta che diamo per iniziare, speriamo, serie di ricette insieme. Esatto. Senza glutine. Senza glutine, assolutamente. Spesso saranno senza aglio e cipolla per accontentare Jessica. Una cosa importante a cui tengo molto, sai, che questa carne qui è da allevamento brado, quindi libero. No OGM, non antibiotici, nessun tipo di intervento, perché la maremmana è uno dei pochi animali, insieme alla podolica e qualche altra specie, che vive solo ed esclusivamente allo stato brado. Questo ci tengo perché è una filiera che ormai sono anni che portiamo avanti e siamo un po' stati identificati in questa cosa proprio per il tipo di carne che adottiamo. Vogliamo fare un tour del ristorante? Voglio vedere. Vai. Lo chiedono? Allora, praticamente questo è il laboratorio dove la mattina, molto presto, sviluppiamo tutta la parte di macelleria, che fa macelleria al banco, che la poi vi facciamo vedere. In più comincio a fare le preparazioni, perché la sera è un piccolo ristorante dove vengono mangiate tutte queste eccellenze. Prelibate. Vai Jess, fai la padrona di casa. Cicerone. Ora c'è un pochino di confusione perché stamani mattina abbiamo cominciato a lavorare molto presto. Allora. Intanto questa è la porchetta buonissima che stamattina ho mangiato, anzi rubo un pezzetto. Ragazzi, non sapete cosa vi perdete. Andiamo avanti. Allora, qua c'è tutta la pizza di salumi, questo prosciutto di cinta senese. Cinta senese, che la prima cosa era... viene tagliato a mano, guardate quanto bel grasso che c'ha. Cioè, è proprio succoso. Panini. Poi. Panini fatti con il grano etrusco. Abbiamo un amico che ci fornisce la farina e il fornaio che ci fa il pane apposta per noi. Poi andiamo avanti nel banco. Scusate, io sto mangiando Valentina, però allora qua abbiamo il banco della macelleria con un pochino di costate. Fiorentine, maremmane. Gli spiedini, anche quelli l'ho assaggiati, sempre di cinta, buonissimi. Sì. Lì qua abbiamo un po' di formaggi, tutti locali. Allora, quello che non produciamo noi sono tutte eccellenze che selezioniamo insieme agli amici. Tanto è vero, mi fa piacere rammentarlo, uno dei che collaboriamo, Rocco Toscani, che fa la Piosa, ma anche un ottimo vino,
e fa un prosciutto e salame che penso... Noi abbiamo gradito. Noi abbiamo gradito, ci siamo fatte pure la schiacciatina senza glutine con tutto il prosciutto dentro, la prima mattina. E questo è... Poi qua? C'è una bellissima grotta che ospita i tavolini del ristorante. Tutto che Jessy ci ha fatto colazione di mattinata con il panino con la porchetta. Che è la tanta roba. Qualcuno pensa ci sia l'aria condizionata e invece non c'è. Comunque è un bel fresco naturale. Niente di artificiale. E qui la sera, tra qui e fuori, si riempie il ristorante. Fortunatamente. Si mangia da Dio, ma potete immaginarlo. Che se non ci venivo. Se non ci venivo. Mi faccio subito una partaggia perché mi sono dimenticato di prendere il pane per... Però abbiamo rimediato. Questo è rimediato velocemente. Devo dire, mi sono fatta un bel panino con la mortazza. Sì, con la mortazza. Che cosa sto dicendo? Porchetta. Con la porchetta. Buono, buono, buono. E poi, vabbè, insomma, tu sei aperto tutto l'anno. Sì, sono aperto tutto l'anno. Ci prendiamo quasi il giorno di festa perché se no si muore, tra virgolette. Però. Ma come ti è nata questa passione per il pane? Allora, mi sono avvicinato alla macelleria, sono 50 anni, praticamente ho cominciato con l'azienda di famiglia che avevo 10 anni. Poi in casa mio padre che era un appassionato di cucina, mia madre lo stesso, mi sono avvicinato un pochino al mondo della ristorazione una quindicina, 20 anni fa e ho cominciato, conoscendo la materia prima, la carne, ho cominciato a appassionarmi a queste ricette. Ho avuto la fortuna di incontrare un amico di zona, altro grande appassionato di ricette della tradizione e abbiamo cominciato a trasformare la carne, conoscendola un pochino, a trasformare la carne e farci queste ricette che è il quinto quarto, quindi trippa, pedonico, peposo, ragù di cinghiale, ragù di maremmana. Facciamo delle ricette che sono legate alla tradizione del castagnetano, allo stinciano che sarebbero le costine cotte 5-6 ore nella pentola insieme a fagioli. Insomma, abbiamo questa cosa la facciamo perché io. Questa è uno spettacolare, praticamente sono le costine di mare fatte a pezzetti e si cuociono una cottura lunghissima insieme a una cosa. Si sfumano quelli a differenza del peposo, si sfumano con vino bianco. Comunque poi andremo anche questa. Ricetta. Daremo anche questa ricetta se la cosa è gradita ai nostri amici che ci stanno seguendo noi cominceremo a dare delle ricette. Anzi, sai che possiamo fare? Le facciamo, andaremo, cioè tu da qua, io da casa mia ci colleghiamo, io seguo quello che fai tu, no, così da casa io, è buone pure non solo ci ma deve cominciare anche a farle queste ricette perché poi se vengo a Roma una volta mangio la cosa da vaccinare, ma una volta mangio anche cose. E certo. Hai ragione, mi devo mettere sotto con la cucina. Poi devo dire che non c'è cosa che io non sappia fare. No, ma ho visto già mai meravigliato da come tieni il coltello a mano. Sembra quasi che tu abbia un'esperienza macellata. E mi si dice niente. Io stupisco sempre tutti, ragazzi. Bene. Lo sapete. Jessy è... una donna da effetti speciali. Potevamo stupirvi con gli effetti speciali, invece è arrivata lei. Ta-da! Bellissimo. Cosa facciamo? A questo punto li salutiamo. Sì, vi salutiamo. Ringraziamo chi ci ha seguito fino ad ora. Poi faremo qualche story quando assaggerò, insomma, il finale. Il finale lo manderemo con le storie. Esatto. Così abbiamo il tempo di... E chiedono dove vi trovate, dove si trova il ristorante, la via... Allora, il ristorante è a Bibbona, chi ci vuole venire a trovare ci trova sulla Ciccia del Ciacci, non venite in tanti perché non abbiamo tantissima voglia di lavorare. Il mercoledì sono chiusi. E noi qui siamo chiusi, ci piacerebbe riposarci. No, il ristorante è aperto a cena. A cena, brava, il giorno sulla macelleria. Esatto.
ne sa più Jessica di me. Vabbè, devo e ci fa piacere, brava. E ci fa piacere veramente se ci venite a trovare, chiaramente sulla disponibilità, perché non abbiamo tantissimi posti. Quindi anche se pensate di venire a ottobre, prenotate adesso. Se no si vede, ma si guarda, come si dice nel Toscana, si guarda, si viene a guardare a mangiare. Bene, grazie a tutti. Abbracciatevi. Eccoci. Io la vedi, va. Ciao a tutti. Un saluto a tutti. E grazie per averci seguito. È nata l'amicizia. Assolutamente. Ciao. Ciao, 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 ciao.